Nessuno mi vuole credere. Nessuno mi vuole credere. Oh no, che qui non ci voglio vivere con lei. Nessuno ti vuole credere. Nessuno ti vuole credere. Oh no, ma adesso bisogna scegliere con me, senza di me. Come il tuono che nella notte non ha perdono. Come il suono, le fredde note dell'abbandono. Sono solo con lei. Ragazza dal corpo esile, in cerca di stanze singole. Il nostro male di vivere non c'è. Ho sempre voluto credere che il volo di quelle aquile potesse aiutarci a scegliere, perché quello chi è, quello chi è, quello con te. Quello chi è, quello chi è, quello con te. Quello chi è, quello chi è, quello con te. Non te la cavi con la solita bugia. Tuono che nella notte non ha perdono. Come il suono, le fredde note dell'abbandono. Sono solo con lei. Scusami se ti ho dato un pugno, ma eravamo piccoli. E non volevo deluderti, ma alle elementari già portavo i riccioli e i tuoi occhiali fragili. Erano adorabili. E da allora scusami se in cortile ti ho baciato dietro agli alberi. Sulla testa i petali di un migliaio più di quei fiorenti glicini. E in quei viali saturi giocavamo a prenderci. E da allora scusami. Una volta no, non sapevamo arrenderci. Volevi difendermi dalla rabbia, dalla peste e dai pericoli. Ma eravamo piccoli. Usare le mani per contare i numeri. Siamo grandi, non per forza più importanti.
ma andiamo avanti. Non stiamo fermi come i santi nelle chiese, fermi a guardare tutte quelle croci appese e le candele che scandiscono le attese della gente. Siamo amanti, viviamo tra le regole di queste nostre genti, fra le leggi del Signore e dei potenti, e fra il letame siamo diamanti. Ma andiamo avanti, stando nascosti come vecchie camposanti, e non c'è mano, non c'è cuore che ci salvi da questa gabbia di assassini e delinquenti. Siamo gli amanti, siamo la vita sotto gli abiti eleganti, siamo il sorriso che si cela dietro ai denti dei ragazzini prepotenti. Il triangolo Bunker TV, grazie mille di essere venuti. Grazie a te. Cosa ci avete suonato stasera? Allora, questa sera abbiamo suonato due brani tratti da Un America, il nostro secondo album. Il primo era Con lei, l'altro è Avanti. Noi vi troviamo qui stasera dopo il tour, no? Cioè, state portando in giro le vostre canzoni. Come sta andando il tour? Il tour sta andando bene, adesso siamo nella parte invernale, diciamo. Abbiamo iniziato subito dopo l'uscita del disco, quindi a giugno. Abbiamo fatto una parte di tour estivo, quindi tra festival e feste in Italia. La parte estiva ce ne sono parecchie. E adesso appunto stiamo facendo con l'invernale, nei club più che altro, nei locali un po' di tutta Italia. Continueremo, si spera, fino a febbraio del 2015 e poi si vedrà. Alla fine non vi chiedo che progetti avete per il futuro, perché fino a febbraio siete in giro. Senti, c'è una data di questa che vi è rimasta un po' nel cuore, che tra queste vi ha colpito di più? Una delle ultime che mi ricordo, Roma, direi. Data al Circolo degli Artisti, è stata gran bel posto, molto bella, gran bel posto, gran bel pubblico, un ottimo riscontro del pubblico, e quindi direi che è stata un'ottima data. Sì, sì. Anche è stato un piccolo stesso particolare, vabbè, che cioè? Che abbiamo bucato una gomma del furgone, però vabbè. Siete arrivati tardi o siete partiti? No, al ritorno. Al ritorno, per fortuna al ritorno. Al ritorno, vabbè. Ci può, c'è più niente da fare. Anzi, è stato quasi un piacere. Esatto. Tutte le canzoni del 2012 e questo è Un America nel 2014, uscito da poco. E qual è il punto di maggiore rottura fra i due album? Diciamo che si differenziano più che altro per il sound, per la veste sonora che abbiamo dato alle canzoni. Perché la fase di scrittura, il modo di scrivere le canzoni è più o meno lo stesso, nel senso che io preparo la canzone, il testo, con la chitarra acustica, in cameretta, diciamo. Poi la porto in saletta, la faccio ascoltare a loro, insieme l'arrangiamo. C'è anche, forse appunto, quello dove più si differenziano è la parte di pre-produzione. Noi prima di entrare in studio con il nostro produttore Sergio Maggioni facciamo delle prove, cerchiamo degli spunti dalle band, dagli ascolti che stiamo facendo in quel periodo, e decidiamo che sonorità avrà il disco. Siccome non volevamo fare una fotocopia del primo album, perché avrebbe annoiato soprattutto noi, magari anche il pubblico, non so, però soprattutto noi, allora abbiamo deciso di dargli una veste più rock, più sporca. Voi siete con Ghost Records, siete stati sia per il primo album che per questo, giusto? Sì. E invece, entrando più nell'album, no, in Un America, esiste ancora il sogno americano o l'America di cui raccontate più una fantasia? Intendi il nostro sogno americano? Il vostro. Tra virgolette, insomma. Spero che esista ancora. Sì, anche se è molto difficile da realizzare. Però il significato di Un America è un po' questo, insomma. Per noi è una possibilità, è una speranza, insomma. Non è certo. Non vogliamo riferirci alla parte geografica del termine. Sì, certo. Ma in Icaro, uno dei vostri pezzi, leggevo muore un mito, no? E chi è Icaro ora? Come è diventato? Icaro nella nostra canzone non è assolutamente un mito, un semidio,
ma simboleggia un po', in questa canzone, un africano, qualcuno che dalla sua terra non ha avuto nulla, che lui dice vuole distruggere il sole perché secondo lui è quello che li ha resi schiavi della povertà e della siccità. In realtà poi è un po' un gioco di ruoli, il sole non è altro che l'Occidente, insomma, che la parte del mondo che li ha anche costretti a vivere nella povertà e, insomma, nel loro mondo. Senti, poi in una vostra intervista leggo che nel nuovo album cercate di, volutamente, di togliere un po' di quella fantomatica, cito, retromania che vi avevano affibbiato. Sì. È male la retromania? Non è male, noi non ci siamo mai sentiti retromaniaci, è un aggettivo che ci hanno un po' affibbiato, esatto, è un po' per ribellione a questa cosa, abbiamo voluto depistare un po' coloro che scrivono recensioni, e, insomma, gli addetti al settore, abbiamo un po' voluto depistare anche con questo cambio di genere, mettendo un velo, un po' nascondendo un po' questo stile 60s che comunque rimane nella nostra scrittura. E anche nell'ultimo video, no? Di Varsavia. Di Varsavia. Sì. C'è questa ambientazione un po'... Sì, affascinante. Anche tutta la parte del cinema, qualcuno ha detto spaghetti western, sono tutte cose che ci affascinano. Tu sai cucinare come nel video? Sì, l'ho fatto io il risotto. Ah, ok. Sì. E lei sa cucinare davvero? Lei, io non c'ero quando lei ha cucinato. Neanche io. Ah, tu neanche? E allora chi è che l'aveva ripresa? Nel video lì, cucinano in due punti differenti, due cose diverse. Sì, sì. Com'è andata con il video? Vi siete divertiti? Ci siamo divertiti, tra l'altro per questo video. Non abbiamo scelto, diciamo, dei registi, dei videomaker che si occupano di video per professioni come nei precedenti, erano tutti molto belli anche i precedenti, abbiamo sempre lavorato con dei professionisti. Questa volta ci siamo affidati a degli amici, mm-hmm, che tra l'altro salutiamo. Infatti, ci cita nel menù. Certo, Francesco Roma e Riccardo Montanari sono dei ragazzi a cui piacciono le nostre canzoni, si sono offerti di farci questo video e sono stati bravissimi, perché è uno tra i più belli di quelli che abbiamo. Sì, è un bellissimo video. Grazie. Poi da marzo in poi, invece, visto che fino a febbraio portate in giro l'album, da marzo non sei ancora? Allora, si spera e... ancora in giro l'album, sì, chiaramente, continua ancora a girare nella parte estiva, poi penseremo per ulteriori produzioni, eccetera. Quando si rientra in studio? Non lo so, per adesso pensiamo ai live, pensiamo a finire questo tour, poi al tour estivo, poi per quello... Voi continuate a scrivere anche durante... Quello sicuramente. Il tour o sì, sì, si blocca quella fase? No, non ha a che fare con il fatto che ci sia o non ci sia il tour. Quello di scrittura è un processo che va un po' a periodi, cioè ci sono i periodi morti, ci sono i periodi più attivi. Certo. Io sono uno che non forza la cosa, non è che mi metto lì con la testa sulla scrivania quando non mi vengono delle canzoni, perché so che... Da quanto siete insieme come formazione? Ah, tra l'altro... Manca una parte della band. Stasera non deve venire. Ci siamo persi un pezzo, sono del triangolo. Comunque siamo insieme da fine di dicembre 2010. Mm-hmm. E abbiamo avuto la fortuna poi di fare quasi subito un disco con Ghost Records, perché ci siamo iscritti a questo concorso che abbiamo, esatto, vinto. Quindi nel 2011, pochi mesi dopo, con una manciata di canzoni, siamo entrati in studio. Ragazzi, io vi ringrazio, vi aspetto per quando volete tornare. Grazie a te. Grazie mille, il Triangolo Bunker TV. Ciao. Ciao. Ciao.